è stata un'esperienza bellissima, è stata un'esperienza personalmente, quando oggi mi hanno chiesto un piccolo difetto della partita di ieri, ho detto, ho pensato subito, ma non averla giocata a Trento, poi tutti mi hanno detto no, bisognava vincerla lì e quindi mi sono convinto anch'io che è stato meglio. Bellissima festa stasera a consacrare questa squadra. Non è che avete avuto la sensazione che ce l'avreste fatta? Quando eravamo 24 a 18, direi 4 a 19. A questo pubblico? No, ma è stato un crescendo continuo durante tutto l'anno, la squadra è sempre migliorata. Non abbiamo perso una partita con squadre di campionato a Trento, quindi è chiaro che era un crescendo. Bisogna riorganizzare tutto, un tecnico come squadra, e ripartire la prossima stagione. Presidente, Italia e Europa. Mia famiglia è stata una cosa speciale. Mi sento trentino. Come ha detto già il presidente, qual è la cosa che mancava alla partita di ieri, e lui giustamente ha ammesso che sarebbe stato meglio se vincevamo qua nel nostro palazzetto, ma io vi sentivo anche là. Quando è che ha capito che ce l'avreste fatta? Dopo il secondo set ero già quasi sicuro, perché giocavamo troppo bene e non direi che già a Trento rispetto alle altre città in più si è creato un animo, la gente, la società. Grazie anche da parte mia. E quest'anno voglio incominciare prima dai tifosi, perché ieri ho fatto un'esperienza straordinaria che non avevo mai fatto, era stare in curva con voi. E credo che la rifarò. È stato qualcosa di grande. Ecco, grazie quindi a voi davvero, spero di rifare questa esperienza. Un grazie naturalmente al presidente Diego Mosna, a Bruno Darré, a tutto lo staff. Io vi dico solo una cosa. E la diciamo a questi ragazzi, al presidente, a tutta la società. Siete davvero grandi e abbiamo un grande orgoglio per quello che avete fatto. Dicevano che il tempio della pallavolo era il Pala Panini, il tempio della pallavolo è il Pala Trento. Grazie a questi meravigliosi ragazzi, al tecnico direi straordinario, il migliore del mondo, ma soprattutto al calore che voi avete dato in questa annata straordinaria.